Ciao a tutti da Gap Golf. Oggi siamo in campo e siamo in una delle buche più difficili che io abbia mai visto. È un par 4, 414 metri e non si può tirare il drive dal tee. Una buca assurda. Adesso ve la faccio subito vedere. Come vi dicevo, è un par 4 di 414 metri, dogleg verso sinistra con un ostacolo d'acqua che corre lungo tutta la parte sinistra della buca fino a diventare un grande lago che rimarrà per tutta la parte sinistra della buca. Ad un certo punto, intorno ai 210 metri, questo lago si stringerà e diventerà un fumiciattolo che taglierà tutto il fairway fino a diventare un lago sulla parte destra del campo. Incredibile. Una volta finito il lago prima del green, sulla parte sinistra si trasformerà in fuori limite. La mia strategia per questa buca è di tirare un ibrido perché devo fare minimo 185 metri di volo, un massimo di circa 200-205. L'ibrido è il bastone giusto per me, per permettermi di arrivare in apertura senza rischiare troppo l'acqua di sinistra. Se io mi tenessi un po' più a destra nella parte più sicura del campo, probabilmente non arriverei in green col secondo colpo, perché come detto la buca è molto lunga. Non si può tirare il drive dal tee, perciò bisogna cercare la linea giusta con il primo colpo per poi avere un tiro un attimino più facile, tra virgolette, perché comunque sarà di circa 200 metri anche il secondo colpo. Andiamo a vedere come riusciamo ad affrontare questa meravigliosa buca 4 del Golf Kalamata. Vamos! Colpo perfetto, praticamente incredibile, ma il peggio non è ancora passato. Questa buca è veramente difficile in ogni suo tiro. Andiamo avanti, vediamo che cosa bisognerà fare nel prossimo colpo. Dopo un tee shot davvero bello, perché sono riuscito a superare la prima ansia di acqua ma non entrare nella seconda, quindi ho piazzato il mio ibrido nel posto giusto. D'altra parte ho scelto l'ibrido apposta perché sapevo che avrei dovuto fare un massimo di 210-215 metri e non li faccio con quel bastone lì. Mi rimangono ancora 192 metri per la bandiera, perciò avete capito, ibrido di primo e 192 metri con un filo di vento a favore per il secondo colpo. Tirerò un ferro 4, che è un bastone che all'incirca ne fa 185. Tiro un bastone che non arriva di volo in green perché con un pelo di vento a favore il green, questo green è leggermente in discesa nel primo pezzo. Se la faccio battere di volo in green col vento a favore rischio di andare troppo lungo, piuttosto preferisco o arrivare in green un pochino di rotolo o comunque tirare un colpo che al massimo mi sta qualche metrino prima, così ho un approccino facile. Purtroppo queste buche così estreme, così particolari, a volte vanno giocate anche par 5, perciò non vi preoccupate se non avete la possibilità di tirare in green col secondo. Giocatela come fosse un par 5. Tirerete il secondo per superare l'acqua e il terzo verso il green. Questa è una buca dove anche se andate a casa con il 5 va bene lo stesso. Torniamo a noi. Scelta per me è ferro 4. Vola, vola! Mannaggia, era bella! Peccato, appena corta era veramente drittissima in linea, non è arrivata in green per pochissimo. Però il colpo era bello, sono contento,
non mi sono fidato a farlo pieno pieno, perché avendo anche il fuori limite sulla sinistra del green, se avessi un po' sbracciato per tirarlo a tutta forza probabilmente sarei arrivato in green, ma il margine d'errore sarebbe stato molto minore. Allora sono davanti al green, bisogna fare approccio e putt per salvare il par. Ed eccola qui, appena appena corta il green, mancavano forse un metro e mezzo di volo e sarebbe andata giù verso la bandiera. Comunque sono contento perché è una buca veramente difficile, la più difficile del campo, e sul serio molto impegnativo. Non devo abbassare la guardia perché ancora ho un approccio in leggera salita col pelo dell'erba contro e un green in leggera discesa. Nel momento in cui ho l'erba contro, un colpo in salita con il green invece che va verso il basso, va verso la discesa, non mi fido a tirare un putt perché non riesco mai a controllare esattamente la forza giusta. Allora rischierò leggermente e proverò a tirare un sand iron giocato come un colpo a correre. Prendi un po'. Bene, anche questa buca è andata, la palla è data, vado a chiuderla e sono veramente molto molto felice. Anche per oggi il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta questa buca che secondo me è fantastica, molto 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 difficile. Ad alcuni non piace, ad alcuni non piace perché dicono che devono tirare il secondo colpo più lungo del primo, ed effettivamente tante volte è così se il primo colpo sta leggermente troppo sulla parte destra, ma non c'è scritto da nessuna parte che non debba essere così. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao golfers! I need to know.